La flotta delle imbarcazioni del gruppo ormeggiatori del porto di Ravenna da quest'oggi ha una nuova imbarcazione, di piccole dimensioni, facile da manovrare, particolarmente adatta alle caratteristiche del nostro porto. L'ultima arrivata nella flotta è stata varata questa mattina. Questa è un'imbarcazione in vetro resina della lunghezza di circa 7 metri, larga più di 2 metri, 2 metri e 40 se ricordo bene, monta un solo motore al contrario di altre nostre imbarcazioni che ne hanno due, sviluppa 104 kW e raggiunge una velocità di circa 18 nodi. Ha le caratteristiche che abbiamo chiesto noi a questo cantiere, al cantiere Morri di Bellaria, per adattarla al meglio al nostro servizio. L'abbiamo fatta più robusta, l'abbiamo rinforzata nei punti dove i cavi possono più spesso interferire con lo scafo e quindi potenzialmente danneggiarla, e credo che sia venuta fuori una bella imbarcazione. Rispetto ad altre che mi ha mostrato prima, questa è un po' più piccola. Il fatto che abbia dimensioni minori è una caratteristica positiva, e in che casi viene utilizzata? Questa imbarcazione verrà utilizzata solo per il servizio portuale, lavora solo in porto, non esce dal porto, anche per le dotazioni che ha. Le nostre imbarcazioni in genere non sono molto grandi perché devono operare in spazi molto ristretti. Altre barche per l'uso portuale che abbiamo sono imbarcazioni a due motori, quindi molto manovriere, ma questa con l'aggiunta anche di un bow thruster a prua, comunque con un solo motore raggiunge delle ottime prestazioni anche da quel punto di vista, quello della manovrabilità negli spazi molto ristretti sotto le prue o sotto le poppe delle navi vicino alle eliche. In un porto come quello di Ravenna, quanto sono importanti le imbarcazioni da ormeggio per le grandi navi che entrano nel porto? Il servizio di ormeggio interviene quando la nave è in prossimità della banchina di destinazione, e con queste imbarcazioni così piccole e molto manovriere stende i cavi dalla nave fino alla banchina per aiutarla nell'ultima operazione, quella di accosto, di avvicinamento parallelo alla banchina, al fine di evitare qualunque tipo di danno alle strutture della banchina, alla banchina stessa, alle navi che sono lì vicine. Questa è la fase in cui normalmente intervengono gli ormeggiatori, e poi completano l'ormeggio con altri cavi che possono essere 10, 12, a seconda del tipo di nave, del tipo di ormeggio, perché poi la nave deve essere sicuramente ormeggiata anche durante tutto il periodo che si ferma in porto per la discarica, perché in quel periodo poi c'è gru che entrano, escono con le benne, personale che lavora a bordo, quindi la nave deve essere sicuramente ferma anche in quel momento lì. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.